Maestro, la gente è da ieri che ti sta aspettando. Non mi cercano per le parole che ho detto loro, ma per il pane che hanno mangiato. Ricordate, procuratevi non il cibo che perisce, ma quello che dura in eterno. E che il figlio dell'uomo vi darà. Cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? È sufficiente credere in colui che egli ha mandato. Quale segno ci dai perché noi possiamo credere a quello che dici? I nostri padri nel deserto hanno mangiato la manna venuta dal cielo. In verità io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi ha dato il pane vero. Signore, dacci sempre questo pane, ti prego. Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà mai più fame. E chi crede in me non avrà mai più sete. I vostri padri hanno mangiato la manna e sono morti. Chi mangia questo pane, invece, vivrà in eterno. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Il pane che io vi darò è la mia carne, per la vita del mondo. Come può darci da mangiare la sua carne? Chi mangerà la mia carne e berrà il mio sangue avrà la vita eterna e io lo risusciterò dai morti. Chi mangerà la mia carne e berrà il mio sangue dimorerà in me e io in lui. Come il Padre ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche chi mangerà questo pane vivrà per me.